Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 luglio. Ovviamente la notizia del giorno non può che essere come quella di ieri, la questione dei rubli che sarebbero stati promessi ma non sono arrivati alla Lega di Matteo Salvini attraverso questo intermediario che sarebbe, si chiama Savoini, un nome molto simile a quello di Salvini, che è il numero uno dell'Associazione Culturale Lombardia-Russia ed è un uomo molto vicino a Salvini. È stato indagato, così sembra, anzi così è, dalla Procura di Milano per corruzione internazionale. Come ci ricorda oggi il portavoce del Movimento 5 Stelle, nonché l'uomo che gira con il codice di procedura penale nella giacchetta, cioè Travaglio, come ci ricorda lui, buongiorno Orson, il tema fondamentale è che la corruzione internazionale, come d'altronde la corruzione normale, anche se tentata e non eseguita, è comunque un reato. La cosa è quindi molto più grossa dal punto di vista giudiziario, dice Travaglio, di quanto si possa immaginare, e riguarda comunque un incontro che c'è stato all'Hotel Metropol, l'hotel dei bolscevichi del 1918, l'hotel che descrivono tutti con questi divani rossi e pieno di microspie, in cui in maniera un po' sprovveduta questo emissario di Salvini avrebbe fatto e avrebbe trattato una tangente per il partito e non già per se stesso, come esplicitamente si dice in queste intercettazioni, pari al 6%, netto 4% per lui, di import-export di petrolio e cherosene dalla Russia per il valore di 65 milioni di euro per la Lega, che in questa maniera si sarebbe finanziata per le europee, che peraltro già ci sono state e con le quali la Lega non ha ottenuto questi soldi, secondo quello che mi sembra Libero oggi racconta, e anche la verità, e cioè che il bilancio è fatto di perdite per 18 milioni di euro. Ma questo non è il punto, ovviamente. Il punto, poi vedremo la giustizia come andrà avanti, quali sono le ripercussioni sul gomblotto che qualcuno, anche noi sul nostro sito, abbiamo raccontato. Il punto fondamentale è l'atteggiamento dei giornali, a picchiare durissimo. E ovviamente la linea editoriale era quella, e ci sta, e la Repubblica che dice Moscopoli, addirittura Moscopoli, e che cavolo. E Mauro dice il volto occulto della Lega. Insomma, dopo i 49 milioni, quelli dei finanziamenti pubblici che hanno sequestrato la Lega, e sulla quale situazione vi consiglio di andarvi a leggere, perché tutti dicono un sacco di minchiate su 49 milioni e sembra che la Lega si sia rubata 49 milioni. Semmai non sono 49 milioni che si è rubato, ma molto di meno, ma il sequestro vale per tutto il finanziamento pubblico. Vi invito a leggere, andate sul mio sito nicolaporro.it, la tesi diciamo fattuale di Luca Telese, in cui vi spiega esattamente qual è la storia dei 49 milioni. Ma lasciamo perdere. Oltre a questo, Repubblica ovviamente batte là dove è il dente duole, e cioè la Lega. E per Sallusti, invece, che non è certo uno dei fan della rottura della Lega con centrodestra e di Salvini, scusatemi, con Berlusconi, dice: sembra tutta questa vicenda una bufala e mi sembra anche un imbroglietto. Belpietro addirittura dice: c'è la manina di Renzi, perché ricorda una diretta Facebook di qualche mese fa, 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, in cui Renzi paventava l'arrivo di tremende inchieste. Sembra come la manina, vi ricorderete, di D'Alema sull'inchiesta di Fini che sarebbero arrivate su Berlusconi. Cerasa, in maniera un po' più completa, oggi dice due cose sul suo giornale, cioè il Foglio. La prima è che Di Maio, secondo il suo punto di vista, che è l'altro tema fondamentale, sì, ha fatto qualche sparatina insieme al Movimento 5 Stelle, ma dimostra come essere un alleato, in questo caso molto comodo per Salvini, perché a differenza di quanto ha fatto il premier Kurz in Austria nei confronti del suo vice premier, non mi ricordo che cosa fosse, Strache, che fu incastrato anche in quel caso in maniera direi rocambolesca da delle immagini di lui con il suo portavoce in una villa di Ibiza in cui si stava vendendo praticamente il paese. Beh, in quel caso c'era Strache direttamente, e in questo caso non c'è Salvini direttamente. Beh, insomma, ricorda Cerasa, beh, in quel caso, cavolo, il suo alleato di governo, quello di Strache, cioè Kurz, fece cadere il governo. In questo caso mi sembra che Di Maio di questa cosa se ne fotta altamente. In più ricorda Cerasa come in realtà sia passato un emendamento, che prima doveva essere addirittura sui partiti ma è andato alle fondazioni, di possibile finanziamento alle fondazioni da parte di soldi esteri, e questo devo dire che è niente male come, diciamo, piccolo indizio che mi sembra che abbia anche Repubblica. Divertente Bisignani, che tra poco leggerete sul mio sito, in cui dice: beh, ma ora bisogna andare a votare. Oltre a questo,
C'è un'intervistione di Di Maio che ve la racconterò tra poco, spillolata sulle diverse questioni di giornata, perché parla di Atlantia, parla di Alitalia, parla dell'universo mondo. Ma la cosa più bella della giornata è che questa cazzona di Carola, si può dire, è sessismo. Oddio, speriamo di non aver combinato qualche casino. Allora, questa signora, non si può dire neanche signora, capitana. Ecco, se dico capitana, c'è cioè una cosa che non è, va bene. Cioè, se io utilizzo la parola capitana che ha coniato Repubblica, nessuno mi può attaccare. Questa capitana non solo querela Salvini, il che insomma è legittimo, stesso Salvini querela tutti quelli che dicono che lui ha preso i rubli da Mosca, ma il punto fondamentale è che fa qualche cosa di più, e cioè chiede a Salvini che si chiudano i suoi social. Allora, la capitana e il suo avvocato, quello che ha difeso i terroristi italiani per tanti anni, questo straordinario avvocato, diciamo, dalla grande voglia libertaria, che cosa chiedono a Salvini? Di chiudere i suoi social. Beh, io capisco che uno possa chiedere i soldi a Salvini, posso chiedere che chieda addirittura, faccia una causa penale come una querela, ma addirittura la richiesta di chiusura dei social è il paese che si immaginano i Carola, quelli che quando non la pensano come lei, non devono semplicemente parlare. Va bene? Non devono semplicemente parlare. Invece, purtroppo, la democrazia e i liberali fanno sì che in un paese come quello dell'Italia la signora Carola, o la capitana per carità, non solo parla, ma c'è un giudice che la scarcera, perché è un paese liberale in cui possiamo non pensarla come giudice bella, ma il sistema giudiziario è formato in questa maniera. Anzi, anche troppo liberale. Ogni tanto qualcuno viene da dire se le direttive del governo, cioè del legislativo e dell'esecutivo, leggi del Parlamento e ordinanze dell'esecutivo, vengono tranquillamente disattese dall'amministrazione giudiziaria, che dovrebbe soltanto amministrare la giustizia e non, diciamo, crearla, ma lasciamo perdere. Quindi, Carola, che cosa chiede? Che Salvini gli si chiudano in maniera molto liberale i suoi social. Beh, l'altra cosa straordinaria è questa cosa di Alitalia, dove ieri Castellucci, l'amministratore delegato di Atlantia, che controlla ADR e controlla autostrade, cioè controlla Fiumicino e non solo, e controlla le autostrade, da una parte lo mazzolano perché gli dicono che gli devono togliere la concessione per le autostrade, per il ponte crollato qua, Morandi, 14 agosto, con 40 morti e con quel loro atteggiamento snobistico delle autostrade che se ne fottevano e rubricavano la cosa a un piccolo incidente. Ma dall'altra gli chiedono di togliergli la concessione, dall'altra lo pregano in ginocchio di far parte della cordata che si compra all'Italia, e tra l'altro cordata che vedrà lo Stato in maggioranza al 51%. A me sembra una storia da matti. E lo pregano in ginocchio, lo prega Delta, lo prega Mediabanca, sono tutte fuffe. Lo prega il governo, tant'è che oggi Di Maio dice in un'intervista che rilascia il Corriere al Fatto: non c'è nessuna pregiudiziale nei confronti di Atlantia. Ma come può non esserci una pregiudiziale in quello a cui togli la concessione, che costerà allo Stato 20 miliardi perché li consideri colpevoli di aver fatto cadere un ponte? Da una parte li consideri di aver fatto cadere un ponte e dall'altra gli affidi i nostri aerei. Io non lo so in che paese viviamo, o una cosa è sbagliata o lo è l'altra, no? Io direi che insomma sarebbe la logica questa, ma non lo è quando si parla di governo. Tria, in un'intervista alla stampa, che è sempre stato ragionevole, secondo me, non vuole togliere questa concessione, beh, dice entri Atlantia in autostrade. Nel frattempo c'è un'Italia che funziona, lo nota oggi il Quotidiano Nazionale, ma tanti altri giornali, che non piagnucola, che dopo un incendio, dopo un terremoto, dopo una devastazione, dopo una tromba d'aria, 9 ore cerca di rimettere a posto quello che si può rimettere a posto, cioè la Romagna. La vecchia, grande, straordinaria Romagna, Milano Marittima, in 9 ore si sono rimboccati le maniche, e dopo il tornado che i cazzoni ieri hanno raccontato, arriva il tornado, è colpa dei cambiamenti climatici, perché la nostra memoria è quella di un elefante, no, di un topo, cioè che ci possiamo ricordare quello che è successo 20 anni fa, ma non quello che è successo 50 anni fa, quello che è successo 100 anni fa. Invece di piagnucolare e pensare che sia colpa del cambiamento climatico, gli imprenditori romagnoli saranno stati zitti, forse non hanno letto queste cazzate, e si sono messi a rimettere a posto quello che purtroppo la natura ogni tanto dimostra di essere, cioè molto più forte dell'uomo. L'Appennino, un genio totale, riesce a far sì che Torino perda anche il Salone dell'Auto, che ovviamente capisco che Torino non sia più il centro di nulla, se non forse del Museo Egizio, ma certamente perdere l'auto per Torino è come dare un calcio nel sedere, non so, a tua sorella. E dove va? A Milano. Beh, io la trovo un'altra di quelle cose per cui, insomma, lei pensa alle dimissioni, forse ci poteva pensare prima, alle dimissioni, alle Olimpiadi e tante altre cose che ha sbagliato lei, come quell'altra presuntuosa. Però l'Appendino è meno presuntuosa e meno arrogante della Raggi, quindi da questo punto di vista secondo me è più fragile, perché la Raggi pensa davvero di essere un fenomeno, la Raggi pensa veramente che l'immondizia non è colpa sua, ma è colpa dei precedenti, mentre l'Appendino c'ha più un senso civico, comunque non è la Raggi, capito? Che sarà la specie di incubo che noi dovremo raccontare
raccontare ai nostri bambini. Un tempo si diceva il lupo e cappuccetto rosso, e noi i nostri figli raccontare ai nostri nipoti a Roma c'era la Raggi. Intervista a Fontana, governatore della Lombardia, che ci spiega perché l'autonomia è importante, ma sull'autonomia mi sembra che il governo e il Movimento 5 Stelle non vanno d'accordo, e dice: schiaffo violento al popolo lombardo se non si fa l'autonomia. Altro grande tema in cui in questi giorni il governo non va granché d'accordo. A Di Maio chiedono: beh, c'era il rischio che si votasse a settembre? Lui dice: non c'è mai stato questo rischio. Glielo chiederemo probabilmente anche lunedì, quando sarà in trasmissione a Quarta Repubblica con noi. Io direi che ci possiamo vedere. Saluto Rita, che ho visto e non ho avuto modo di salutare, ringraziare, perché è venuta in trasmissione la settimana scorsa. E noi ci vediamo tra poco sul sito con il pezzo, secondo me, molto intrigante, interessante, di Bisignani. Aspettate quindi una mezz'oretta e la troverete verso mezzogiorno sul sito, il pezzo di Bisignani su che cosa deve fare ora il governo dopo lo scandalo russo, o presunto tale. Ciao!